Ciao a tutti amici, in questo nuovo video andrò a caricare due celle al litio da 3,7 volt con voltaggio di massima carica a 4,2 messe in serie. Dunque dovremo procurarci un alimentatore che riesca a fornire al massimo 8,4 volt perché 4,2 è la piena carica di una cella. E due celle in serie arrivano a 8,4. Allora, utilizzerò ancora l'alimentatore da PC. Partirò dal 12 volt. Come sempre, vi faccio vedere lo schema. Lo schema è questo. Allora, ripeto per chi non avesse visto gli altri video: questo è l'alimentatore da PC. Abbiamo di solito i fili arancio, rosso, giallo, verde e nero. Questi sono quelli che ho elencato io per il funzionamento del nostro circuito. Allora, arancio è quella che dà la 3,3 volt, il rosso è quella che dà la 5 volt e il giallo è quello che dà il 12 volt. Queste, diciamo, sono le correnti, sono le tensioni che hanno maggiore corrente. Infatti, se voi andate a guardare sulla targhetta del PC ci sarà scritto 3,3 volte 15 A, 5 volte 20 A, 12 volte 15 A. E ogni alimentatore, in base alla sua potenza, ha i suoi amperaggi per tensione. Nel video precedente vi avevo fatto vedere a caricare delle batterie, una da 12 volt con tre celle in serie che arriva a 12 volt, e una batteria singola da 4 volt. Adesso vi mostro come caricare questa qua, che sono due celle e arrivano a carica massima 8 volt, 8 volt 4, cioè 2 da 4 e 2. Ora, partendo dal 12 volt, io ho messo in serie praticamente 1, 2, 3, 4, 5 diodi P600G. Sono dei diodi da 6 A. E ogni diodo provoca una caduta di tensione di circa 0,7-0,8 volt, e in questo punto noi abbiamo all'incirca 8 volt. Poi dipenderà un po' dalle resistenze, ma oscilla tra 8 volt e 8,1, 8,150, più o meno quello. Poi ho messo un deviatore, che è questo selettorino qua, che praticamente, come video scorso, mi inserisce le due resistenze di potenza da 5 watt. Una è da 3 watt, però meglio mettere quella da 5. E selezionando le due resistenze avremo la possibilità di scegliere una corrente tra 1,5 A più o meno e 0,7 A, in base alla resistenza che si utilizza. E andremo a caricare queste due celle di batteria al litio. Ora procediamo con la pratica. Allora, io ho fatto dalla 12 volt, ho messo i miei 6 diodi, 5 diodi, 1, 2, 3, 4, 5, il selettore che mi permette di decidere i due tipi di resistenza e il solito fusibile, se non sbaglio, sì, 2 A, l'ho lasciato da 2 A. Importante, ragazzi, mettere sempre il fusibile perché se c'è un corto, la batteria assorbe troppo, succede qualcosa, almeno quello. Io ho già scaricato queste due batterie, andiamo a vedere che tensione è presente i capi. Ora vediamo 3,3 e 3,3. Una cosa importante che non vi ho detto negli altri video è quella di quando caricate, allora quando caricate una cella non c'è questo problema perché alimentate a 4,2 questa e non c'è questo problema. Quando ne alimentate due o più celle, conviene metterle, quando le scaricate, alla tensione è uguale, come adesso che ho fatto io 3,3,3,3.
cosa succede? Succede che la cella più carica arriva a 4,2 e poi prosegue finché questa non risale anche lei. Magari questa è a 3,8, 3,9, questa va su 4,3 fino a che la somma di queste due non è 8 volt. Quindi state attenti, cercate di averle tutte e due scariche nella stessa maniera. Per quello che si utilizzano i circuiti elettronici per caricarle, perché alcuni hanno l'equalizzazione, quando arriva a 4,2 questa si ferma e questa continua a caricare. Nel nostro caso non è così. E poi un'altra cosa, conviene sempre quando le batterie sono al di sotto di 3,5 volt, 3 volt, quando sono intorno a quelle tensioni lì, che sono scariche. Conviene partire con una carica almeno di 5-10 minuti lenta, nel senso con pochi ampere, magari mezzo ampere, 0,7 ampere. E poi potete proseguire con una carica più alta, anche 2 ampere se la cella lo permette. Allora, abbiamo già verificato la tensione, preparo i collegamenti. Inserisco la pinza amperometrica. Ok. Zeriamo. Accendiamo l'alimentatore. Ok. E andiamo a vedere che qua stiamo assorbendo 0,7, che come carica iniziale potrebbe andare bene, perché se andate a vedere le caratteristiche, fermiamo un attimo. Allora, se andate a vedere le caratteristiche di come si fa a caricare una cella al litio, vi fanno proprio vedere dalla partenza quando è scarica quanta corrente deve dare, poi ne devi dare di più e alla fine abbassarsi ancora. Bisogna andare a vedere i grafici di carica delle celle al litio di questo tipo. Allora, ripartiamo ancora. Ok, questa pinza qua, insomma, è riuscito a tenerla in piedi. Ok, qua siamo a 0,7 A. Se spostiamo il selettore siamo a 1,19-1,15, inserendo l'altra resistenza da 0,3 ohm. Allora, forse mi sono dimenticato di dirvi che qua ho messo ancora, come l'altro video, una resistenza da 0,3 ohm 5 watt e una da 1 ohm 5 watt per la scelta delle due correnti. Adesso sta assorbendo 1,17 e andiamo a vedere le tensioni. Allora, vedete che in partenza abbiamo 11,71. Questo dipende proprio dal tipo di alimentatore da PC, perché in base al carico loro continuano a regolarsi. Può darsi che un altro alimentatore dia ancora 12 volt con questo carico. Vediamo a mettere l'altra selezione dell'altra resistenza, 1,70. Allora, andiamo al punto, alla fine dei 5 diodi, e vedete che abbiamo 8 e 11. 8 e 11 con l'assorbimento di 1 e 1 ampere. Ok. Con l'assorbimento di 0, 60, 67, 68, alla fine dei diodi abbiamo 8,21. Vedete? I diodi sono tiepidi, ma un ampere lo reggono benissimo perché sono da 6 ampere. Sono un po' caldini, però dovrebbero re reggere benissimo. La resistenza è quasi fredda, è un po' caldina e basta. Ok, adesso vediamo la tensione ai capi della serie delle batterie. Siamo a 7,37.
E adesso per ogni cella vediamo quanto, che valore abbiamo. Abbiamo 3, 7, 18, vedete che sta caricando. 18, 19. E questa 3, 7, 11. Vedete che salgono tutte e due insieme. Se una fosse stata più carica, la prima si carica, va oltre la carica e la seconda resterebbe molto più scarica. Caricandole manualmente noi con questi circuiti dovremmo fare tutto noi quello che fa l'elettronica praticamente. Una cosa importante che vi ripeto è quando fate questi esperimenti, controllate sempre le celle che non si scaldino. Quando le mettete via, ricordatevi di isolare sempre il positivo e il negativo, risaldate i fili o tagliateli via, non mettetele via con i fili volanti, a meno che non abbiate dei connettori tipo questi. Se le mettete negli scatolini, metteteci magari, metteteli in modo che non si tocchi questo, il positivo, con un altro pezzettino magari di ferro che vada a toccare le altre batterie. Insomma, cercate di tenerle isolate il più possibile, perché se messe in corto queste batterie si scaldano e possono anche incendiarsi. Dopo mezz'ora di funzionamento andiamo a misurare la temperatura dei diodi. Allora, vediamo che misura mi danno. Siamo intorno a 56-57, facciamo 60 gradi, intorno ai 60 gradi. Proviamone un altro. E più o meno dai 50 ai 60 gradi. Vediamo la resistenza, quanto scalda, quella da 0,3 watt. Da 7,38 sui 40 gradi più o meno. Per la resistenza si può benissimo usare anche il 3 watt, perché visto che non si scalda tanto si potrebbe usare anche 3 watt. Andiamo a provare le tensioni, vediamo quanto è arrivata la batteria. Allora, la serie della batteria, mettiamo in volto. Siamo a 7,81. Vediamo ogni cella quanto dà. E 9 e 3, 8 e 90, quasi 3 e 9. Ok, si stanno caricando. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.